Il weekend di Vallelunga del Challenge Formula Renault 2000 si apre con le prove libere del venerdì dominate da Federico Vecchi, che dopo aver vinto entrambe le gare di Imola fa segnare il miglior tempo e sembra intenzionato a ripetere il successo ottenuto nel circuito romagnolo. Ma il sabato, durante le qualifiche, un problema alla vettura lo costringe a rientrare ai box in anticipo e ad accontentarsi del quarto posto. Ad approfittarne sono Francesco Frisone, che lo precede nella seconda fila della griglia di partenza, Edolo Ghirelli, che si aggiudica il secondo posto, e Andrea Cecchellero, che a pochi giri dalla bandiera a scacchi conquista la pole. Sono andate bene, siamo in pole. Non c'è un gran margine sui ragazzi dietro, ma siamo ottimisti. Hanno fatto un buon lavoro la squadra, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. Allo spegnersi del semaforo rosso però è Frisone che dalle retrovie guizza in avanti e supera prima Ghirelli e poi Cecchellero, che all'ingresso del curvone è costretto a dargli spazio e a cedere il comando. Con l'uscita di scena di Vecchi, fuori già al primo giro, sono Gibin e Ciccaglioni che balzano in avanti e, superato Pellegrino, si piazzano in quarta e in quinta posizione. Le scaramucce e gli avvicendamenti proseguono sia nelle prime posizioni sia tra gli inseguitori. A duellare per il sesto posto ci sono Castiglioni e Pellegrino, ma la supremazia del primo è destinata a durare pochi giri, perché il secondo si riprende la posizione e non la molla più fino al termine della gara. Davanti invece l'exploit di Frisone viene ridimensionato da Cecchellero, che riconquista il comando della corsa e non lo cede più fino alla bandiera a scacchi. Il terzo posto infine sembra essere preda di Ghirelli, che segue stabilmente il duo di testa, ma a pochi minuti dal termine Ciccaglione mette a segno l'affondo definitivo e riesce a guadagnarsi il suo primo podio. Beh, è andata veramente alla grande. Abbiamo avuto un'incertezza in partenza, comunque credo adesso risolveremo i problemi di frizione per gara 2, quindi quello è un problema che escludo per gara 2. Per il resto la squadra ha fatto veramente un bel lavoro. Ha una macchina non troppo aggressiva sulle gomme, quindi ci ha permesso di avere veramente un buon passo su tutta la gara, e quindi abbiamo condotto con relativa tranquillità sugli avversari, quindi sono contentissimo, grazie. Poteva andare meglio, dai, un'ottima partenza, poi Cecchellero aveva qualcosina di più, io un po' in crisi con le gomme posteriori, avevo poco grip alla Campagnano soprattutto e al Torrentino stretto anche. Niente, ho lottato per la seconda posizione e alla fine ce l'ho fatta. La seconda gara della giornata vede la griglia di partenza con le prime sei posizioni invertite rispetto all'ordine di arrivo del mattino. Quindi a partire in pole position è Pellegrino, affiancato da Gibin e seguito da Ghirelli e Ciccaglioni, mentre Frisone e Cecchellero chiudono la terza fila. Ancora una volta il via vede l'ottima partenza di Frisone, che con uno scatto in avanti si porta dalla quinta alla terza posizione, mentre Gibin e Pellegrino rimangono davanti, con quest'ultimo al comando. Ma a partire bene è anche Marinsek, che dal nono posto è già risalito e sta lottando con Castiglioni per il quarto. Lo sloveno però non è molto fortunato, non solo perché nel duello ha la meglio Castiglioni, ma anche perché poco dopo è costretto a lasciare strada anche a Cecchellero e ad Antonucci e infine scivola nelle retrovie. Ed è proprio dalle retrovie che ha inizio la rimonta di Vecchi. Partito ultimo, dopo appena 5 giri ha già guadagnato la settima posizione e continua ad attaccare. Il suo scopo è ovviamente raggiungere il gruppo di testa, dove la bagarre è quanto mai accesa. Se infatti a mantenere saldamente il comando è Pellegrino, a darsi battaglia per il secondo posto ci sono Frisone e Gibin, con quest'ultimo che al sesto giro cede e lascia che sia il compagno di squadra a portarsi nella scia del pole man. Vecchi intanto continua a salire ed arriva ad agguantare il quarto posto, mentre a 3 minuti dal termine un problema al motore mette fuori gioco Cecchellero e gli toglie la possibilità di superare Vecchi in classifica generale. Il podio finale vede la vittoria di Pellegrino, che partito in testa non ha mai ceduto il comando, il secondo posto di Frisone e il terzo di Gibin, mentre il quarto posto consente a Vecchi di mantenere il comando della classifica generale con 94 punti, seguito da Cecchellero con 92 e da Frisone con 80. Bellissima, la mia prima vittoria, ringrazio Dio, una grande soddisfazione per me e mio padre, che siamo in privati. Dai, tutto sommato bene, il problema è stato i primi giri, si è tirato male le gomme,
poi ho preso il ritmo, però ormai giravamo sugli stessi tempi, posizioni installate e è finita così. Va bene lo stesso. Sì, di nuovo secondo, stavolta con il mio compagno di squadra. E niente, eravamo tutti e tre su tempi identici, quindi sembrava quasi impossibile raggiungerlo e passarlo. Sembrava che avevo qualcosina in più all'inizio, ma poi niente, non è stato abbastanza.